Ciao a tutti ragazzi e ragazze, allora come sapete sto testando, anzi se non muovo la scrivania è meglio, dei metodi per fare dei video con più semplicità e rapidità, quindi la reflex diciamo che la dedicherò più che altro per i video make-up dove appunto c'è bisogno di una certa qualità video in modo che voi possiate vedere bene i miei trucchi, altrimenti non ha più senso e non vedreste bene quello che faccio, eccetera, eccetera. Quindi per video più chiacchiericci, più parlati, come si dice, mi aiuterò appunto con l'uso del mio cellulare oppure appunto della videocamera del mio computer, che forse è la soluzione più comoda, perché poi editare il video col cellulare è un problema. Quindi penso che questo sarà il mio nuovo sfondo video e lo vedrete spesso. Mi avvicino un po', così mi faccio un po' di luce. Allora, molti di voi mi chiedono spesso, e dopo vado a cenare perché per me è tardissimo, sono appena tornata dal lavoro, ma ho avuto questa ispirazione del momento di fare questo video, di vedere un po' come si vedeva qui. E devo dire che non mi dispiace anche questo sfondo, la prossima volta magari faccio qualcosa di più carino. Comunque, tantissimi di voi mi chiedono sempre come trovare la motivazione per cambiare vita, stile di vita, cercare di appunto dimagrire. Ho già fatto diversi video in merito, per chi di voi fosse nuovo, non lo sapesse, io sono un'ex obesa, sono arrivata a pesare 100 kg, sono sempre stata grassa fin da ragazzina e mi sono portata avanti questa obesità abbastanza grave fino ai 20 anni. Età poi in cui ho cambiato la mia vita, frutto anche di un evento scatenante sicuramente, che però poi mi ha portato sinceramente ad avere anche dei disordini alimentari abbastanza impegnativi, ed è anche per questo che io faccio questi video in modo che voi non cadiate nel disordine alimentare, ma che cerchiate solo di ritrovare voi stesse e quello che volete dalla vita. E ribadirò sempre che nessuno da grasso e da obeso è felice, nessuno. Queste sono bugie, balle. Metto silenzioso un attimo che non voglio. Cosa sono balle? Sono bugie, non sono verità. Nessuno grasso è felice. Credete a me, un conto sono i 10 kg in più, un conto sono i 20 kg in più, un conto sono i 30 kg in più. Diciamo che un range di una decina di chili, c'è cioè chi si piace più morbida, per carità va benissimo così. Ognuno di noi ha il diritto di piacersi come vuole, come si preferisce, ma quando andiamo oltre certe soglie di normalità, io vi invito veramente a riflettere su cosa state facendo nella vostra vita e a prendere in mano voi stessi e le vostre situazioni, perché tutto ciò che voi siete non è altro che frutto di voi stessi. Non ci sarà mai nessuno che potrete incolpare se non voi stessi. Ma da qui voi non dovete darvi colpe. Se avete visto che siete arrivati ad un certo punto di vita dove le cose non vanno bene, dove le cose non vanno bene, ma sia per chi è arrivato a pesare troppo, sia per chi è arrivato a pesare troppo poco. Dovete sapere che qualsiasi cosa voi aspirate, la potete ottenere, perché se ci può arrivare Tizio, ci può arrivare anche Caio. Se ci sono arrivata io, ci potete arrivare voi. Se ci è arrivata qualcuna di più brava di me, che è diventata meglio di me, ci posso arrivare anch'io, e deve essere sempre questo il vostro obiettivo. Se qualcun altro riesce, lo potete fare anche voi. Non c'è nulla che una persona verso se stessa non possa fare. Tutto ciò a volte è difficile perché razionalmente pensiamo: sì, ok, voglio dimagrire, però deve essere attivo nel vostro inconscio. Se non è attivo questo pensiero nel vostro inconscio, se non è programmato dentro di voi, se fin da piccoli vi hanno detto non sarai mai magra, non sarai mai magro, non sarai mai muscoloso,
non sarai mai bello, se fin da piccoli vi hanno dato queste idee malsane dentro e ve le hanno inculcate nel vostro inconscio, perché è quello che comanda tutto, non è quello che dite che fa la differenza, è quello che avete dentro il vostro inconscio. Se voi non cambiate questo, e per cambiarlo ci vuole molta costanza, questa ci vuole in tutto, nelle cose, per la vita, e dovete cominciare non a dire lo farò, dimagrirò al futuro, non sarò magra al futuro, dovete dire sono magra, anche se non lo siete adesso, non importa, ve lo dovete dire oggi sono magra, e dovete fare delle abitudini nuove per almeno un mese, 20 giorni, dovete fare in modo che queste abitudini nuove diventino parte di voi. Il cervello per riprogrammarsi ci impiega più o meno 20, 21, 22 giorni. Ultimamente io sto leggendo un sacco per altri versi di queste cose qua, però posso riportarvele anche appunto sul lato fisico-estetico e io sto pian piano facendo questa cosa anch'io ed è anche per questo che voglio condividerla con voi. Proprio per darvi quella spinta in più, quella motivazione in più. Tutti possiamo avere il fisico che vogliamo, la vita che vogliamo, il risultato che vogliamo. L'importante è programmarselo nel proprio inconscio, ma deve essere una costante. Non è facile, perché nella vita di facile non c'è niente, ma sapere che lo puoi fare e che lo puoi ottenere e che tu lo puoi fare e che tu lo puoi ottenere è diverso dagli altri che lo possono fare, lo possono ottenere. Questa cosa qua dovete mettervela in testa perché quando mi scrivete che vorreste avere la mia forza di volontà, cioè perché voi non dovreste averla? Cos'ho io di diverso? Non ho niente di diverso da voi. Proprio niente. Anzi, probabilmente molti di voi su certi aspetti sono meglio di me. Non ho niente di meglio di voi perché voi dobbiate invidiarmi la mia costanza, la mia tempra. Queste sono cose che sono venute col tempo e voi non, e ripeto, non dovete assolutamente pensare che non le avete, perché tutto ciò che voi vorreste avere, che vedete di un altro, perché non c'è niente di male ad ispirarsi a qualcuno, non che vi dobbiate ispirare a me, però io a mia volta mi ispiro ad altre persone, cerco di capire che cosa loro fanno di vincente che io ancora non faccio. Se per voi la mia costanza è un fattore vincente, su quello voi dovete lavorare. Non ci sono altri segreti. Questa è la motivazione che dovete trovare in voi stessi, in voi stesse. Questa è la motivazione che voi, cioè questo deve essere il fuoco che vi fa bruciare di voglia di fare, anche quando siete stanchi, anche quando le cose non vanno, perché vi posso assicurare che ultimamente non avevo voglia di fare tante cose e ancora io devo correggere tante, devo correggere tante cose di me e ne correggerò una alla volta perché non vi potete concentrare tutto subito, diventa un casino. Concentratevi su una cosa alla volta, incominciate a farvi, a crearvi una nuova abitudine alla volta. 20 giorni, un mese, un'abitudine nuova, quando l'avete consolidata, poi passate ad altro. Non vi basta un mese, ve ne servono due? Fatene due e poi passate ad altro. Avete la vita per cambiare voi stessi e per essere come volete essere. Quindi non abbiate paura del cambiamento o di dimagrire o non abbiate paura che sia troppo difficile, perché sarà anche difficile, però è quello che voi volete, perché se non state bene con voi stesse, non starete bene neanche con gli altri, non c'è niente da fare. E parlo anche ovviamente maschile e femminile, vale per entrambi. Quindi, quando voi mi dite, mi fate anche un sacco piacere che mi diate la mia costanza e la mia tenacia, ecco, non ho nulla da invidiare, al massimo prendete, tra virgolette, esempio, cercate di quello che vi porta a dirmi ti invidio quella cosa lì, ce l'avete tutti, ce l'hai tu, ce l'hai. Quindi, ricapitolando, comunque la forza, la voglia di volontà di cambiare, di cambiarsi, di piacersi, di portarsi ad un livello diverso, poi ognuno poi
ognuno ha i suoi gusti, no? Le sue cose. A me piace il fisico un po' muscoloso, ma non troppo. Comunque ho un certo spirito d'allenamento che non dovete avere per forza anche voi. Ognuno deve trovare la propria via. Però è ovvio che se nel vostro obiettivo c'è dimagrire ed è avere un bel fisico tonico, la corsa non farà per voi. Dovete fare, se volete avere un fisico tonico, dovete fare i pesi, dovete fare sala pesi, altrimenti il culo alla balè non vi viene. Quindi, che poi il culo alla balè. In ogni caso, tralasciando queste cose qua, che non è la parte fondamentale del video ora, quella della dieta, della palestra, la motivazione dovete trovarla voi. A volte mi chiedete delle cose che in internet trovate, ci sono un sacco di fonti. Di siti online utili da poter guardare e che si capisce che non sono porcate. A volte voi mi chiedete, io vi rispondo volentieri. Comunque, in ogni caso, una piccola premessa che vi faccio ora è se siete molto in sovrappeso, per il momento non concentratevi sui macronutrienti, proteine, grassi, carboidrati, perché impazzite. Saranno cose che imparerete un po' alla volta nel vostro cammino. Quello che dovete fare voi ora, se avete molti chili da perdere, parlo di almeno 20-30, ok? È incominciate a contare le calorie. Fate una norma calorica, contate le calorie che mangiate e poi dimezzatele, ok? Fate una settimana dove mangiate come sempre. Contate le calorie che state mangiando, vi renderete conto della quantità abnorme di calorie, e ormai ci sono miliardi di applicazioni per poter tenere sotto controllo, sotto conto le calorie che mangiate, per cui non tirate fuori scuse, perché ogni volta che voi dovete mettervi in testa, che ogni volta che voi dite non sono capace, bla bla, non posso, non riesco, sono solo scuse. Non c'è la parola non davanti a nessuna frase. Nel mio vocabolario il non non può esserci. L'ho appena detto comunque. Ok? Dovete togliervi dalla testa il non. Non posso, non sono capace, non riesco. Parole che nel vocabolario non esistono. Ok? Basta. Non dovete più ripetervele. Dovete prendere su un foglio di carta e scrivere proprio tutti i giorni, per un mese, 2 mesi, quello che serve. Io sono capace, io riesco, io posso, ok? E da lì vedrete che la vostra vita cambierà, cambierà tutto, cambierà veramente tutto, ragazzi, cambierà tutto. Questa è la verità. Questa è l'unica verità che io vi posso dire. Cominciate a contare le calorie di quello che mangiate, poi la settimana dopo le dimezzate. Per il momento, vedete come vanno le cose, pesatevi e cominciate a fare sport. Per il momento fate quello che vi piace, cominciate a entrare un po' nell'ottica di fare dei pesi, perché ragazze c'è bisogno di fare pesi. Non partite dicendo non mi piace, perché non l'avete mai fatto. Non l'avete mai fatto e dite già non mi piace. Come fate a dire non mi piace? Non l'avete mai fatto veramente. Quindi non mi piace, non esiste. Se quella cosa lì sapete che la dovete fare perché vi porta al vostro obiettivo, quella cosa lì la dovete fare, punto. Non esiste, non mi piace, non posso, non voglio. Voi dovete ragionare così. Questa è la cosa che vi deve entrare nel vostro inconscio. Questo è il modo che avrete poi per affrontare la vita. Vi assicuro che vi aiuterà tanto. Tanto, vi aiuterà tantissimo. Ragazze, ragazzi, vi aiuterà in tutto, in tutti i vostri obiettivi di vita. Vedrete che quando avrete questo tipo di spirito nel fare le cose, sarà tutto più facile, tutto più facile. Quindi niente, ora chiudo perché 15 minuti di video sono già troppi. Come trovare la motivazione? La motivazione la trovate in voi stessi, in voi stesse. Potete trovarla anche ispirandovi agli altri e cercare di capire cosa loro fanno per ottenere i risultati che vorreste voi. Potete guardare la gente, non c'è niente di male, anzi, fa solo che bene.
Guardate cosa fanno gli altri, cercate di capire, ovviamente non mettetevi a guardare la vita di un atleta se voi non siete un atleta, però basatevi su chi resta in forma, fate un, come si dice, una cerchia, una parentesi di più persone e poi tirate le vostre somme, vedrete che comunque tutti quelli che sono in forma, la maggior parte, fanno sport, si muovono, bruciano quello che mangiano e non mangiano in eccesso tutti i giorni. Mangeranno in eccesso magari una, due volte alla settimana, chi può permetterselo, chi non può permetterselo non fa neanche quelle. Quindi insomma, poi per carità la vita è una, ci stanno le giornate dove si mangia di più, si sta in compagnia, si fa il sociale, nessuno dice il contrario. Non trovate scuse. Che queste sono scuse che io ho sentito, non inventatevi scuse. La vera motivazione che voi potete avere per cambiare voi stessi è non trovare delle stupide scuse. Basta, ora vado. Un bacio a tutte e a tutti.